deve essere semplicemente un bel modello organizzativo, ma deve poi riuscire a realizzare quella crescita e quella formazione dei nostri ragazzi. Allora, una formazione universitaria di livello, lo sappiamo, sapete anche voi che queste sono le indicazioni che sono già emerse, indicazioni che sono anche lo sviluppo dell'accordo sul PNRR, la valutazione delle competenze psicopedagogiche, la valutazione delle competenze disciplinari, la valutazione della capacità di insegnare e della capacità relazionale e motivazionale, e in questo noi ci muoveremo con la riforma del reclutamento. Concludo con una considerazione: se la politica negli ultimi 50 anni ha dato poca importanza alla scuola, non è perché la politica sia cattiva, guardate, non è perché la politica sia cattiva. Parlavo con un importante istituto di ricerca e mi diceva che purtroppo a buona parte della società italiana della scuola più di tanto non importa. Se voi andate a chiedere gli argomenti a cui, che stanno più a cuore a buona parte della società italiana, purtroppo fra i primi posti non c'è la scuola, c'è tanto altro. E allora la vera sfida è quella di far diventare l'istruzione e la scuola come una grande emergenza nazionale, come un grande problema nazionale, come una grande opportunità nazionale. Beh, se c'è un piccolo successo che io mi riconosco è che non si è mai parlato così tanto di scuola, nel bene o nel male, come in questi primi 4 mesi da quando sono ministro. Nel bene o nel male, ma si è oggettivamente parlato tantissimo di scuola. E quello di far parlare tanto di scuola e far capire che la scuola è fondamentale, è anche fondamentale per poter poi chiedere al Ministero dell'Economia, alla Presidenza del Consiglio e a tutto il Governo di investire risorse della prossima legge di bilancio ancora maggiori per quanto riguarda la scuola e per quanto riguarda gli stipendi del personale della scuola. E mi piace concludere, credo di averlo già fatto, non so se con voi, ma mi piace concludere da professore di diritto romano citando quello che a mio avviso è il più grande statista di tutti i tempi, e cioè Ottaviano Augusto. Ottaviano Augusto considerava 2 figure centrali per la società dell'epoca: il medico e l'insegnante. Il medico che cura il corpo, l'insegnante che cura l'anima. Se questo è stato il più grande statista di tutti i tempi, credo che possiamo dargli retta. Grazie.